Ora con una nuova parte di Polifemo ci spostiamo a Mottola, nella parrocchia dell'Immacolata, per un evento natalizio davvero particolare. Mi riferisco alla Santa Allegrezza, novene pastorali e canti popolari del Natale, una iniziativa organizzata dall'associazione Taranta 3 con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Mottola e con la collaborazione della locale Proloco. Lo spettacolo si propone di ripercorrere i momenti della natività attraverso i canti di Sant'Alfonso dei Liguori e le musiche tradizionali del Regno di Napoli tra il 1700 e il 1800, dove a fianco ai tipici personaggi del presepe trova posto la figura di Pulcinella, un viaggio nella memoria musicale che permette di scoprire o di riscoprire attraverso storie, suoni e strumenti musicali l'affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale. In primo piano l'organetto, la ciaramella, la chitarra battente, il violino e una serie di altri piccoli strumenti che vengono ancora utilizzati per il tradizionale repertorio delle novene. Alle voci è affidato il repertorio delle novene dei canti di Questua, che risvegliano la memoria e quel sentimento di devozione e fede popolare proprio della tradizione dell'Italia centro-meridionale. I Taranta 3, che nascono ormai da parecchi anni grazie a Dino Rogante, io Donato Rogante e Domenico Rogante, ormai questo è il terzo anno che ripresentiamo questo spettacolo natalizio sui canti popolari della tradizione del Natale di Sant'Alfonso dei Liguori. Abbiamo utilizzato alcuni arrangiamenti nostri, altri invece di Roberto De Simone e di Ambrogio Sparagna. L'evento è stato possibile grazie alla partecipazione della Proloco di Mottola e del contributo del comune. È stata una serata all'insegna della felicità, della tradizione e soprattutto dei canti del Natale, quindi della gioia di ricordare, insomma, Gesù Bambino.
una delle tante serate che hanno caratterizzato il cartellone natalizio nel nostro comune. Questa sera canti popolari sulla natività e soprattutto sui passaggi importanti della natività, con tradizioni e canti popolari molto importanti, non solo quelli mottolesi ma provenienti dall'intero meridione. I 43, un gruppo molto importante qui nella nostra comunità insieme a tanti altri gruppi di musica popolare, e hanno allietato questa serata nella maniera più degna possibile nella cornice della chiesa dell'Immacolata, una chiesa francescana molto importante per noi, e devo dire che è stato uno degli spettacoli più belli, insieme a quelli dei racconti di Thomas Eliot su San Tommaso Becket, nostro santo patrono, che abbiamo avuto modo di celebrare in questi giorni. Io colgo anche l'occasione, attraverso la vostra rete, se mi consentite, di poter fare gli auguri a tutti quanti, a tutti i vostri spettatori, ma devo dire a tutti i nostri cittadini dell'area ionica soprattutto, nella speranza di poter vedere un 2017 di lavoro, di buona volontà, di grandi risultati, di rilancio del nostro territorio e ovviamente di un confronto sereno a tutti i livelli, a livello politico ma anche a livello sociale, delle associazioni, della cultura. È qualcosa di cui abbiamo profondamente bisogno e mi sento in questo fine anno davvero di poter sperare proprio in questa direzione, di guardare in questa direzione. Dobbiamo mettere da parte i nostri egoismi, dobbiamo mettere da parte le nostre diversità e saper guardare in maniera comune a un territorio che ha bisogno di tanto lavoro e di tanta speranza.
E buonasera amici, e anche questa sera è stato veramente uno spettacolo meraviglioso, e questo grazie alla bravura di tutti i musicisti facenti parte del gruppo 43. Ormai si è avviato un percorso di collaborazione fra la Pro Loco e il gruppo 43, partendo da quest'estate, quando insieme al gruppo 33 abbiamo promosso e portato all'interno del nostro territorio, nel comune di Mottola, il Mottola Folk Festival. È stato veramente uno spettacolo meraviglioso, e questo abbiamo voluto ripeterlo anche in occasione del Natale, partendo dalla tradizione, dalle novene, dalle pastorali, facendo parte un po' della, non solo della nostra tradizione, ma della tradizione popolare italiana, portandolo sul nostro territorio di Mottola. A me è sembrato uno spettacolo meritevole di applausi, e questo, ripeto, grazie alla bravura di musicisti facenti parte di 43. Ringrazio anche l'amministrazione di aver dato questa opportunità, e chiaramente noi, come associazione Pro Loco, siamo aperti, anzi vogliamo essere promotori non solo di queste iniziative, ma di tutte le iniziative che possono valorizzare il nostro territorio. Grazie.